Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. Benvenuti a questa nuova puntata di Febbre da pronostico da Better via Roma, numero 6. Siamo pronti per Sì. questa nuovissima puntata con Maria Corso. Ciao Maria. Ciao, caro. Allora, non parleremo di Serie A, non No. parleremo di Serie B, non parleremo delle nazionali, perché adesso tutti vi aspetterete nazionali, ma bensì di cosa parleremo, Maria? Champions. Champions, proiettati dritti verso il prossimo turno di Champions, molto impegnativo per le italiane perché ci sarà Paris Saint-Germain per il Napoli, Manchester United per la Juve e Barcellona per l'Inter. L'Inter. Tanti risultati esatti, tante sorprese perché io non ne so nemmeno uno. Partiamo però con la scommessa, la prima, quella che dovrebbe essere quella più Più piccola. probabile, ok. Allora, Club Brugge Monaco l'1 a 2,15, PSV Eindhoven Tottenham il 2 a 1,92, Lokomotiv Mosca Porto X a 3,20, Galatasaray Schalke 04 l'X a 3,15, Barcellona Inter l'1 a 1,30, Paris Saint-Germain Napoli over 3,5 a 2,05, Liverpool Stella Rossa over 2,5 a 1,16. 3 euro? 3,424 euro. 424 euro più o meno. Accettabili. È accettabile anche perché È le quote le abbiamo un'infrasettimana. viste, sono più o meno fattibili. C'è l'X, Variano. guarda, mi piace l'X Lokomotiv Mosca Porto e anche quello al Galatasaray secondo me potrebbe uscire, anche perché 3,15 ci sta per un X, è una quota ragionevole. Sì, abbastanza. Parlavamo a microfoni spenti del 2 dell'Inter, quanto era quotato? A A 8. 8. Quindi, volendo Con 10 lasciarci euro. perdere, puntate tutti i soldi che vi stiamo dicendo sul 2 dell'Inter, potrebbe uscire una bella Sì, sommetta. qualcosa di carino. Calcolato anche che l'Inter sta giocando abbastanza bene, Unicardi in perfetta, scusatemi, forma. Tanto vale per Lautaro Martinez, quindi potrebbe uscire il 2, è la sorpresa. O X2, se proprio una non vuole X2, strafare, tu non sappiamo la dici un quota. over vicino e Vedremo. vedremo. Passiamo all'altra che dovrebbe essere Ok. quella un tantino più prosperosa. Esatto, allora Roma, Mosca 1 a 1,32, Real Madrid, Victoria Plaza, un gol a 2,25, Ajax, Benfica l'1 a 1,95, Manchester United, Juventus X a 3,20, Hoffenheim, Olympique Lyon il 2 a 2,85, Shakhtar, Manchester City il 2 a 1,40, Young Boys, Valencia il 2 a 2. E AEK Atene Bayern Monaco il 2 a 1,95 2 euro? con 2,443 443 euro. Anche qui, secondo me, sempre l'X della Juventus ci sono per... quote che possono andare. sì Tra l'altro anche la Juve, perché secondo me la Juve è una partita abbastanza insidiosa. Il campo di Manchester è un campo da incerto. 0 a 0, 0-1 se proprio vogliamo far contenti gli amici juventini, ma su per giù un under ci sta tutto. L'X X secondo più me under. potrebbe combaciare bene, sì, X Sì. più under, pensateci. Poi abbiamo messo un po' i risultati che più mi piacevano insieme, sempre di Champions. Infatti vedo che intravedo che Sì, è la abbastanza somma è alta. abbastanza alta. Allora, Lokomotiv Porto il 2 a 1,95, Galatasaray Schalke 04 l'X a 3,15, Barcellona Inter over 3,5 a 1,90, Roma Mosca 1 a 1,32, Real Madrid Victoria Plzen il gol a 2,25, Ajax Benfica l'1 a 1,95, Manchester United Juventus l'X sempre a 3,20, Hoffenheim Olympique Lyon il 2 a 2,85 e Shakhtar Manchester City il 2 a 1,40. 2 euro? 2.157. 2157, quindi è una cifra proprio stellare, direbbe Bella Valerio cifra. Marini. Sì. Diamo qualche risultato Risultato. esatto. Allora, come diciamo prima del 2 Allora, guarda, ti lascio dell'Inter. giusto il tempo per mettere quello più pazzo per ultimo. L'avevo già fatto. Ah, ecco. Bene, vai, vai, parti, vai, vai. Allora, Barcellona Inter 0-1 a 23, quindi con 2,46 euro. Manchester United Juventus 1 a 3, quota 19, quindi con 2,38 euro. Manchester United, sempre Juventus 2 a 2, quota 12 con 2,24 euro. Io mi chiedo l'ultima quale sarà, comunque sono risultati abbastanza Il Napoli. impossibili. Ah, il Napoli, Paris che ricordiamolo Saint-Germain. che lei tifa per il Napoli. Esattamente, quindi Paris Saint-Germain Napoli 2-3 a 41 con 2,82 euro. Bene,
diamo anche qualche marcatore, perché i marcatori non li abbiamo messi, no? Abbiamo messo le quote per una sorta di scaramanzia per voi, però diamoli lo stesso. Allora, Inter abbiamo detto Icardi, allora, giusto? Inter abbiamo detto Icardi perché splendida forma, fortunatamente per me che ce l'ho in fantacalcio, speriamo che segni di meno in Coppa e più nel campionato, però questa è un'altra storia. Poi per la Juventus, per la Juve, Cristiano Ronaldo non c'è, quindi quotiamo molto su Dybala e anche Mandžukić, sì. Non dispiacerebbe. Il Napoli che consiglio? Per il Napoli io consiglio, perché l'ho visto davvero in splendida forma, consiglio Zielinski e Insigne. Doppietta di? Doppietta di Insigne, che ormai è quello che segna di più in Champions, sì. Quindi doppietta di Insigne. Beh, noi con i gol di Insigne, possibili gol di Insigne, vi lasciamo per questa puntata. Ci troviamo settimana prossima, parleremo di Serie A e Serie B, di qualche inglese, probabile, qualche spagnola anche. Sono Germania proprio. Germania, anche no. Germania. Germania poco, forse il Bayern, Borussia. Mischieremo qualcosa, dai. Ok, ci penseremo. Ci troviamo qui settimana prossima da Better, via Roma, numero 6. Ciao. Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.